Si cita sempre la dichiarazione dell'OMS risalente al 92, la quale dice: "Non esiste alcuna prova seria che l'ingestione d'amianto sia pericolosa per la salute." Che posizione ha la ricerca scientifica in merito oggi? Devo dire che lei stesso dice 1992, la dichiarazione è piuttosto datata, nel frattempo sono stati portati avanti innumerevoli studi, ma per dimostrare che questa osservazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha una vera base scientifica, basti pensare al fatto che fra i mesoteliomi esistono mesoteliomi pleuri, che quindi dimostrano un contatto della fibra attraverso la via respiratoria, ma esistono anche i mesoteliomi peritoneali e quindi ci dovrebbe spiegare l'OMS come queste fibre sono arrivate nel periperitoneo, che è una serosa che avvolge tutti gli organi della cavità addominale. Oggi noi sappiamo che fibre di amianto possono superare la barriera intestinale, fibre di amianto vengono trovate nei reni, nei glomeruli renali e nella vescica. In più, recentemente sono stati pubblicati lavori proprio dal professor Brandi dell'Università di Bologna che riguardano la presenza di fibre nella cistifellea e che sono associate anche a tumori della cistifellea. D'altra parte, non c'è da meravigliarsi perché già il professor Selikov, peraltro il fondatore del Collegio Ramazzini, che ha sede proprio a Carpi, ha dimostrato già alla fine degli anni 70 che in una coorte di 15.000 lavoratori dell'amianto esisteva un aumento statisticamente significativo anche di tumori della cistifellea e anche di tumori gastrointestinali. Quindi io credo che anche se non esiste una relazione precisa, causa-effetto, come nel caso dei mesoteliomi, su questo magari se vuole posso darle anche una spiegazione, esiste però almeno un principio di precauzione che ci fa dire forse è meglio stare attenti perché dal mio punto di vista e per le mie conoscenze di 40 anni di attività in questo settore non esiste una sostanza cancerogena che sia cancerogena per un solo organo e tessuto. E quindi sicuramente il livello d'attenzione per una sostanza come l'amianto va tenuto molto alto. L'amianto è definito dallo IARC cancerogeno di gruppo 1. Quindi è giusto ritenere che lo sia tanto per inalazione quanto per ingestione e contatto? Ma in parte la risposta gliel'ho appena data, non esiste per mia esperienza una sostanza che risulti cancerogena quando l'esposizione avviene per una sola via, cioè una sostanza è cancerogena, punto e basta. Nel caso dell'amianto si tratta di un cancerogeno multipotente riconosciuto, quindi come dicevo un principio di precauzione sicuramente va applicato e quindi va tenuto il più basso possibile l'esposizione della popolazione. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il suo dissenso alla sospensione dei controlli in NRX al talco. Esiste ancora un problema di contaminazione, da fibre di amianto? Guardi, proprio recentemente mi è stato posto quel caso del talco rispetto ad alcuni tumori dell'ovaio che sono stati riscontrati in donne che avevano fatto uso durante l'arco della loro vita di talco, soprattutto nelle parti intime e che quindi potevano aver avuto un'entrata delle fibre e quindi la possibilità di procurare loro un tumore. Il talco è stato in passato contaminato da amianto, si è cercato di ovviare a questa evenienza attraverso la selezione di talchi particolari, ma non esiste la possibilità di escludere questa evenienza se non vengono fatte ricerche. Quindi, cioè se non viene studiato il materiale di base da cui questo talco viene ricavato e quindi ritengo che l'Istituto Superiore di Sanità abbia ben ragione
l'intenzione di richiedere che venga reimposta all'industria prima della commercializzazione l'analisi di questo materiale. Si ritiene da più parti corretto immettere additivi nell'acqua per evitare la corrosione dei tubi. È in corso di valutazione un formulato a base di polifosfati e zinco nel comune di Carpi. Che cosa ne pensa? Ecco, proprio per la mia esperienza di ricercatrice, le posso dire che ogni qualvolta ci si è trovati davanti ad un problema per la salute pubblica e si è cercato di rimediare non attraverso la bonifica del problema, ma attraverso l'introduzione di ulteriori sostanze chimiche, ulteriori mezzi che in qualche modo diminuissero il potenziale rischio per la salute, nel tempo si è poi andati a constatare che la cosa non era così. Io avrei una forte cautela rispetto al fatto di introdurre in un'acqua contaminata di fibre di amianto una sostanza chimica come il polifosfato di zinco, zinco peraltro riconosciuto come metallo pesante cancerogeno, con la possibilità di depositare in parecchi organi e tessuti, soprattutto il sistema nervoso, quindi con ricadute sulle patologie degenerative del sistema nervoso quali l'Alzheimer e il Parkinson. Ecco, io ritengo che il problema nella città di Carpi esiste, come esiste in moltissime città del globo. Lei pensi che negli Stati Uniti, per mantenere i livelli di contaminazione nei limiti di legge, il numero di fibre ammesso è di 5 milioni, quindi una quantità esagerata rispetto a quella che noi ci troviamo ad osservare a Carpi. Il rischio non lo possiamo escludere nell'acqua di Carpi, anche se mi sento di dire che non è un rischio alto. Introdurre una sostanza chimica di cui conosciamo la pericolosità, dal mio punto di vista, non è una scelta, la scelta ottimale. Io sarei per consigliare una bonifica, anche portata avanti nel tempo, a seconda della disponibilità economica del comune e degli enti preposti, che via via portino a bonificare tutte le aree in cui queste contaminazioni sono state osservate a maggiore livello quantitativo. Questo porterebbe alla risoluzione del problema nel tempo, quindi a qualche cosa a cui i nostri figli non dovrebbero più pensare, mentre invece un'azione di limitazione della contaminazione solo attraverso una sostanza chimica non risolverebbero assolutamente il problema. E quindi io andrei su questa strada. Le ultime analisi dell'acqua di Carpi rilevavano un campionamento con 168.000 fibre per litro, un livello rilevante. Può essere consigliabile ridurlo mediante filtrazione in attesa della sostituzione delle condotte? Evidentemente sì, non sono un tecnico delle acque, quindi non so precisamente quale possa essere il tipo di filtro applicabile in questa situazione. Quello che posso dire è che sicuramente la rimozione delle fibre è la soluzione ottimale rispetto al fatto di aggiungere invece qualcosa che le coaguli o che le renda meno solubili. La strada dal mio punto di vista dovrebbe essere quella appunto del filtraggio, e là dove c'è la distribuzione diciamo più capillare alla fine della distribuzione, quando si è raccolto tutto quello che si è potuto raccogliere in termini di fibre e l'acqua arriva nei rubinetti, ecco, probabilmente una filtrazione in quel punto sarebbe ottimale, così come è ottimale, come ho già detto, la scelta secondo me di procedere a piccoli passi ma ad arrivare ad una bonifica completa della tubatura, che guardi bene non è che vada tagliata o rimediata, va affiancata da una tubatura in PVC. Oggi il PVC è una plastica che viene costruita con tecnologie innovative di grande
tecnologia che non danno rilascio del monomero chimico e quindi è diventato da sostanza chimica super pericolosa a sostanza chimica inerte. Questa è la via che dovrebbe percorrere l'industria, applicare la tecnologia là dove poi c'è una ricaduta positiva sulla salute delle persone. Attualmente un accordo tra genitori e istituzioni consente l'utilizzo volontario della bottiglietta ai bambini, ma i pasti vengono tutti preparati con la cosiddetta acqua del sindaco. Al quale livello di rischio sono esposti i nostri figli? Beh, in parte ho già risposto, cioè il rischio zero non esiste neanche negli altri rubinetti di tutte le scuole d'Italia, perché purtroppo l'amianto è fra di noi ovunque. Questa è stata una politica dissennata che non ha posto la necessaria attenzione nel momento in cui è entrata in vigore la legge, per cui tutti se ne sono approfittate, discariche abusive ne esistono ovunque e quindi, come è successo anche dalle vostre parti, c'è chi ha pensato di tritare l'Ethernet per farne ghiaino per il proprio cortile, c'è chi ha pensato di riutilizzarlo in altre maniere, quindi purtroppo la situazione amianto è una situazione ambientale gravissima. Ora, il rischio nella cottura dei pasti e nell'utilizzo dei pasti, sì, non lo si può escludere, cioè non si può dire che sia zero, ma lo vedo comunque molto limitato e diciamo non maggiore di quello che evidentemente è presente in tutte le aree industrializzate dove sono state compiute politiche dissennate per quello che riguarda appunto l'amianto. Recenti casi di cronaca rivelano un incosciente riutilizzo dell'Ethernet come materiale inerte da demolizione. Ne abbiamo prova a Finale Emilia, a Modena, a San Felice sul Panaro e ne abbiamo visto montagne di 105.000 metri cubi nella ditta Bianchini macinare Ethernet e movimentarlo, spargerlo in sottofondi stradali o piazzali cittadini. Che impatto potrà avere sulla salute dei cittadini? Sì, si tratta di un problema grave perché l'amianto compattato sotto forma di Ethernet è meno pericoloso dell'amianto friabile, ma nel tempo l'Ethernet si consuma, la parte cementifera si consuma e le fibre si volatilizzano. È un problema molto grave, va fatta sicuramente un censimento di queste aree dove esistono questi ghiaioni vanno possibilmente seppelliti, coperti con un telone, trovo che sia una soluzione troppo effimera, insomma non dà le sicurezze e le garanzie necessarie, perché oggi poi vediamo temporali, trombe d'aria molto più frequenti di quanto non lo erano un tempo e quindi sicuramente non dà garanzie. Io sarei per interrare questi ghiaioni, per metterli sottoterra, perché ricordiamoci, l'amianto è un materiale naturale e non confondiamo mai il naturale con il sano. È venuto da sottoterra deve tornare. Una volta che ha uno strato di metri di terriccio sopra, non è più pericoloso, ma l'unico modo per togliere il pericolo è quello di rimetterlo dove lo abbiamo preso. Secondo lei sarebbe opportuno predisporre un monitoraggio delle fibre nell'aria, alla pari del monitoraggio delle PM10? Ma guardi, il monitoraggio delle fibre nell'aria è qualcosa che si può fare. Ricordiamoci però che parliamo di inquinamento ambientale, non di ambienti circoscritti, lavorativi, come è successo un tempo. Cioè un tempo l'amianto veniva misurato negli ambienti di lavoro ed erano ambienti circoscritti. Se noi andiamo a misurare l'amianto in un ambiente aperto, le condizioni atmosferiche condizionano moltissimo queste misurazioni. Se l'aria è molto umida, le goccioline tenderanno a cadere al suolo e quindi a portare con sé le fibre che sono eventualmente sospese. Se c'è vento, in una giornata particolare, il vento potrebbe portare fibre, se lungo il suo passaggio arriva su materiale di tipo fibroso, ma potrebbe anche allontanarle. Quindi il monitoraggio dell'aria in un ambiente aperto ha un significato
dato non tanto alto. Quello che si potrebbe fare per tranquillità delle persone che vivono vicino alla ditta Bianchini è di fare monitoraggi ripetuti nell'arco della settimana e vedere che cosa succede col cambiare delle condizioni climatiche per capire bene qual è la possibilità di rischio, perché a volte il rischio è minore di quello che immaginiamo e a volte invece in situazioni che ci sembrano controllate è maggiore. Se noi andiamo nelle grandi città dove la polvere tende ad accumularsi, a rimanere legata all'asfalto, ai marciapiedi, alle crepe dei marciapiedi, probabilmente troveremo una concentrazione maggiore di quella che troviamo in aperta campagna. Cioè, stiamo attenti a non generalizzare, cioè il rischio è qualcosa che non va generalizzato né quando non c'è né quando si dice che c'è. Per cui consiglio di fare questo tipo di operazione, cioè a giornate distanziate monitorare l'area che è più vicina e vedere qual è il rischio per le persone che sono più vicine, perché se vogliamo andare a vedere quante fibre della Bianchini arrivano a Finale Emilia piuttosto che a Carpi non lo sapremo mai. Grazie mille.